una città alpina da sempre. Qua è nato il 5° Reggimento Alpini nel 1882. Un reggimento con una storia gloriosissima e in cui hanno militato nomi di grande prestigio della cultura e dello sport italiano. Torniamo a casa, noi ci siamo a dire la verità, perché la sede dell'Associazione Nazionale è proprio qui a Milano, come l'hanno voluto i nostri soci fondatori. E abbiamo voluto a 100 anni essere qui con la nostra grande adunata, una adunata che veramente lascia il segno, lascerà il segno anche in questa città che spesso è impegnata, spesso è distratta da altre cose. Oggi anche Milano si rende conto che gli alpini ci sono e sono una forza vera per tutta l'Italia. Gli alpini sono una componente che è sempre stata nel cuore, nelle tradizioni dell'esercito italiano, fin dalle origini. Ovvio, hanno delle specializzazioni che non sono comuni a quelle delle altre armi e specialità. Pertanto sì, essendo unità di fanteria leggera, li possiamo considerare l'elite, ma non solamente nell'ambito dell'esercito italiano, è elite anche nell'ambito internazionale. Non a caso i miei capi di gabinetto erano tutti generali alpini, non a caso io sono sempre presente alla adunata nazionale, perché gli alpini rappresentano plasticamente quello che io vorrei fosse sempre l'Italia, cioè unità, solidarietà, allegria, amore per la patria. Questi sono gli alpini e io li amo per quello. No, non si bisogna mancare, cioè io sono qui a rendere onore ai nostri alpini e ai miei alpini e a riconoscere anche il grande lavoro che loro fanno, perché l'alpinità significa volontariato, sociale, e come dico io, se non ci fossero bisognerebbe inventarli. E qui in questa adunata la parte importante della sfilata la fanno i veneti. Le cime, le profondità.